fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo nel dolore che scivola via, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, e ti diremo ancora un altro sì. Una donna vigile del fuoco e affrontare ogni giorno una sfida diversa. Zero monotonia e sedentarietà, discrete dosi di adrenalina, tantissime emozioni nel lavoro di squadra. Non conta solo quello che sai fare, ma anche forse soprattutto quello che sei. Perché da sempre ho amato questa divisa per le soddisfazioni e la gratitudine che ricevo quotidianamente. Aiutare gli altri, ma noi lo facciamo sempre col sorriso. Non lo cambierai con nessun altro mestiere al mondo. Solo un pugno, pacato silenzio che tutto porta via, lo sguardo frustrato di una donna, la voglia di divenire, di ottenere, una mano aperta, tesa a ricevere. Ora solo un pugno, violento e rabbioso, frutto di umiliazione e di lotta per il diritto di essere donna. Allora, ero la Tris con le panchine rosse, insomma ne abbiamo messo uno nel giardino dei bambini, uno a San Giorgio dove stamattina siete state, uno è il presidente della Proloco, con la Proloco insomma ha pensato di metterla proprio vicino l'ingresso della Proloco, e quindi questa cosa a me ha fatto molto piacere, perché parlare di donne, parlare di non violenza, la donna diciamo è il perno principale di una società che guarda sempre al futuro, la donna è madre, la donna è moglie, la donna è amica, la donna insomma può essere veramente il fulto di una società che si muove a 360 gradi, e ovviamente insomma molte volte la donna viene bistrattata nelle mura domestiche, dove anche lì per mantenere un equilibrio familiare, per mantenere un equilibrio per i figli, sta zitta e non dice niente. Tutto questo è molto assurdo insomma, e io queste cose non le tollero, non le voglio neanche ascoltare molte volte, ma mi è capitato di ascoltare, mi è capitato di affiancare queste problematiche nel percorso di questi 10 anni che mi hanno visto sindaco, e tutto questo è brutto, capire che in una società si possa far male a una donna, insomma il sesso più debole dal punto di vista proprio come formazione di un fisico. E allora voglio dire grazie a Franco, do grazie all'assessore Capone, grazie ad Enzo Megna con la sua associazione che hanno voluto mettere queste panchine nel nostro territorio. Non sono mai troppe
sempre queste panchine, anzi se ne mettono sempre di più. Se ogni anno si mette una panchina rossa per una donna, significa che questa è una società che cresce nel verso giusto, è una società che matura per affrontare le problematiche di questo mondo. Io ringrazio anche io voi, la stampa, che divulgate questa notizia, le notizie, perché la stampa fa un mestiere importantissimo, divulgare quello che succede nelle proprie comunità, sul nostro pianeta, e quindi molte volte insomma siamo assenti proprio perché non vogliamo ascoltare, ma voi fate bene a fare ascoltare questi messaggi che vengono dai territori. Oggi la Prologo di Airola, con l'installazione della simbolica panchina rossa, vuole lanciare un messaggio. Il messaggio è combattere la violenza non solo contro le donne, ma contro tutti gli esseri umani, come contro qualsiasi forma di vita. L'8 marzo, secondo me, deve essere una giornata di riflessione per tutti noi, dell'importanza della donna nella società, del ruolo che ha la donna nella società, ma anche nella famiglia. Non a caso, ecco, la Prologo di Airola, come prima volta, ha un vicepresidente donna, Laura Viscariello, un bel gruppo di donne, una quota rosa che comunque darà il loro contributo sia all'associazione che al territorio. Ecco, comunque voglio ringraziare la famiglia Maglione per averci donato la fioriera, l'associazione San Giovanni Battista e Pan di Zucchero per la panchina, il sindaco e l'amministrazione per averci sostenuto nell'iniziativa, i soci della Prologo che hanno contribuito e collaborato con noi, e che dire, grazie anche a voi. Quindi noi daremo il nostro contributo al territorio, ecco. Coloro che l'hanno ideata, benedici la nostra città e liberaci da ogni male, te lo chiediamo per intercessione di San Giorgio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi e con voi rimanga sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È la prima volta che il Comune di Airola ha pensato a una panchina rossa. Una panchina rossa che ricordi le donne per festeggiarle, perché domani è l'8 marzo e quindi soprattutto per festeggiarle. Ma c'è un ma, nel senso che queste donne sono in questo momento molto martoriate dai femminicidi. Il lockdown stranamente ha aumentato il numero di queste morti al femminile, e dal 1 gennaio nel 2021 ne abbiamo avuti 12 di donne maltrattate, umiliate e uccise. Nell'anno precedente, 2020, erano 81, e precedente, quindi il 45% delle morti statisticamente riconosciuti. Quindi le donne in un piccolo spazio, la donna regina della casa, la donna centro della famiglia, non viene spesso riconosciuto questo ruolo, che è un ruolo fondamentale. Quindi noi dobbiamo, con un simbolo che è la panchina rossa, ricordare questi momenti negativi, ma soprattutto pensare al positivo, perché è stato un successo anche l'averla messa, e in questo giorno si è voluto un po' dedicare. Noi l'abbiamo messa circa un paio di mesi fa e speravamo di fare di festeggiarla diversamente. Non si può fare perché c'è, purtroppo, da domani saremo addirittura zona rossa, adesso siamo in zona arancione e abbiamo approfittato dell'ultimo giorno per poterlo fare. E in effetti ho visto spesso, passeggiando per il paese, in questo punto le ragazze fermarsi, discutere, hanno avuto piacere, come se fossero state ragazze adolescenti. Quindi ho notato questa attrazione della panchina. Ci sono tante altre panchine in Airola, cioè anche belle, anche posti, però questa qui, forse ai piedi di San Giorgio, forse in una bellissima piazza che è la Piazza Lombardi, è un punto di attrazione. Quindi la posizione, che dobbiamo ringraziare in questo, l'idea veramente l'ho accettata con piacere del responsabile Bello, Maurizio Bello, che ha collaborato in questa mia idea. Era un'idea che covavo da tempo, però non l'avevo mai potuta realizzare, e alla fine ci siamo impegnati fortemente. Anzi, io porto il sindaco
porto i saluti del sindaco Michele Napoletano, perché si è dovuto assentare per motivi, diciamo, familiari, per una cosa importante, è dovuto andare a Napoli, quindi vi porto anche i suoi saluti. Allora, è un momento, è un riconoscimento che dobbiamo alle donne, che già nei fatti già è stata riconosciuta la parità delle. Noi siamo partiti dal quando le donne non avevano neanche il diritto a voto, se ben si ricorda, poi piano piano si è, queste cose sono state, queste idee un po' del passato sono incominciate a venire meno, ed è stato giusto riconoscere la parità tra l'uomo e la donna. E questa panchina ricorda, oltre a questa vicenda, ricorda anche le ingiustizie che le donne hanno ricevuto nel tempo, e che ancora oggi purtroppo ci sono alcuni casi, anche se sono molto diminuite rispetto ai tempi passati. Questo è quello che è l'importante oggi, riconoscere che le donne sono parte integrante della società. È stata già da tempo riconosciuto, ma oggi ancora bisogna affermarlo, e quindi ecco, la panchina identifica sia la violenza che molte donne ricevono purtroppo ancora anche nell'ambito familiare, sia nella società normale. Il gruppo consiliare Uniti per Cervinara interviene sulla crisi che interessa la linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina, denunciando la crisi del trasporto pubblico nella Valle Caudina e nelle zone interne della regione Campania. Una condizione che crea solo disagi per l'assenza di collegamenti pubblici efficienti e alternativi, cosa che costringe studenti e lavoratori a veri e propri sacrifici per raggiungere università, scuole e posti di lavoro. Il gruppo consiliare Uniti per Cervinara condivide e sostiene la lotta intrapresa dal Comitato Disagiati Valle Caudina, presieduto dall'avvocato Augusto Genovese. Una battaglia condotta in maniera solitaria, con l'assenza in primis degli amministratori dei comuni caudini del versante irpino, Cervinara, San Martino e Rotondi, che al collegamento ferroviario non hanno nessuna alternativa per raggiungere Benevento o Napoli. Per cui è triste prendere atto che semplici cittadini, che seppur animati da un forte spirito civico e da tanta generosità, si devono sostituire ad amministratori che preferiscono voltare la faccia dall'altra parte. Pertanto esprimiamo solidarietà piena al Comitato Disagiati della Valle Caudina e incoraggiamo le iniziative del Presidente, Avvocato Augusto Genovese, assicurando sostegno e impegno ad accompagnarle tutte in ogni sede. Il gruppo consiliare Uniti per Cervinara si impegna ad avviare una serie di iniziative per arrivare a soluzioni rapide ed efficienti per limitare i disagi dei nostri concittadini e dei viaggiatori in generale. Lo farà sia nelle sedi istituzionali, sia attraverso l'azione del nostro rappresentante recentemente nominato in seno all'Unione dei Comuni della Valle Caudina, generale Domenico Cioffi. Per questo il generale Domenico Cioffi prenderà immediatamente contatto con il presidente del comitato, avvocato Augusto Genovese, per l'avvio di una consultazione continua e operativa rivolta a migliorare la condizione dei viaggiatori. La linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina sarà bloccata nuovamente per lavori che dureranno mesi, nel più assoluto silenzio e senza che nessuno paghi per i ritardi o le omissioni che pure ci sono state. Impegnarsi è un fatto di civiltà e i sindaci caudini non possono continuare ad essere assenti. È un comportamento senza giustificazioni.